una prova per dimostrare che c'è ancora un pizzico di orgoglio e di passione da mettere in mostra. È quello che questa sera il Catania dovrà fare contro il Padova in una finale di ritorno che potrebbe consegnare il primo trofeo alla squadra etnea, ma soprattutto riaccendere un minimo di entusiasmo in una piazza che giustamente questo entusiasmo l'ha perso, vista le 15 sconfitte in campionato, vista la posizione in classifica con quei 39 punti che mettono il Catania al sest'ultimo posto, inaspettati, impensabili a inizio stagione. Contro il Padova ci si gioca tanto, ci si gioca molto, moltissimo, e l'augurio è che nonostante ai noi lo stadio sarà deserto, a parte i 1500 ragazzini che saranno presenti nelle scuole calcio che sono affiliate al Catania, poi ricordiamo ogni 25 bambini ci sarà un accompagnatore per motivi logicamente di sicurezza, ma è evidente che non saranno quei 2000 all'Angelo Massimino che potranno cambiare l'atmosfera di uno stadio che sarà ai noi vuoto, senza l'importante incitamento dei sostenitori rossazzurri. Però purtroppo questa è la conseguenza di quanto pochissimi hanno combinato nella gara di andata a Padova, creando più di un danno alla società rossazzurra, ma soprattutto a quei tifosi che vivono il calcio in maniera diversa, che vivono il calcio per divertirsi e non per creare violenza. Buongiorno, buongiorno cari amici di ChanceBet News, cari amici rossazzurri, spero che abbiate trascorso una buona Pasqua e Pasquetta insieme alle persone che a voi più care. Spero che gli animi un po' si siano rasserenati e che si possa stasera tutti insieme gioire perché non sarebbe per nulla male vincere questa partita, che potrebbe teoricamente portarci alla sfida con la Virtus Francavilla di domenica con uno spirito diverso. Saluto Mario Carnazza, Paolo Di Giorgio, buongiorno Di Giorgi, buongiorno Fede Forza Catania, Filippo Cutrona, Andrea Aparo, Dylan Pietrocini, buongiorno. La Coppa deve rimanere in Sicilia stasera, sono d'accordo con te. Mario Francesco Clienti, sono tornato, sì ragazzi, mi sono preso 2 giorni perché anch'io avevo bisogno di ricaricare le batterie, anche perché purtroppo io lo dico con il massimo della sincerità e senza nessun tipo di polemica, si scrive, si prova a dare una linea di serenità, proprio c'è chi storpia ciò che viene scritto o detto, proprio perché vuol continuare ad aizzare un fuoco che non ha bisogno di essere ulteriormente alimentato. Lorenzo Susini, buongiorno da Siracusa. Mauro Pensalata, buongiorno, vincere categorico. Saro Ternullo, che dice vincere basta. Alfredo Leone, buongiorno Fede, a sentire i Pagnissei Padovani stasera ci dovrebbe essere il tutto esaurito al Massimino. Sui Padovani lasciamo stare che non ne vale la pena. Pronto, con chi parlo? Buongiorno amico mio. Fabrizio, veloce, veloce, che voglio oggi dare spazio a tutti. Vai Fabri. Buongiorno Federico, niente, ti volevo chiedere, tu che sei oggi allo stadio, che aria si respira? Non lo so, vedremo quando arriveremo allo stadio. Io sono, credo che l'arrivo del presidente Pellegrina ieri sia stato importante, credo che Pellegrina oggi sia andato a parlare con la squadra e a far capire quel che bisogna fare. Ripeto, è l'ultima prova d'orgoglio da parte di questa squadra, che speriamo dimostri di averlo questo orgoglio e dimostri di avere ancora un rigurgito anche di passione nei confronti di una piazza che li ha sempre sostenuti e appoggiati. Speriamo proprio che sia così, caro Fabrizio. In caso di vittoria, pensi che sarà un po' di festa lì fuori allo stadio? Non lo so, non lo so, sinceramente, non so cosa, se c'è stato qualcosa di organizzato, non lo so, sinceramente. Intanto giochiamola questa partita, non portiamoci avanti col lavoro, giochiamocela. Basterà un 1-0 per andare ai supplementari, se poi saranno così bravi da vincere 2-0 si alzerà la coppa. Ricordiamo che affrontiamo un avversario ossico, un avversario, lo ha detto lo stesso Torrenti, il tecnico del Padova, loro partono leggermente favoriti, però nel calcio nulla è scritto e nulla è scontato, dunque giochiamocela, sperando che questi ragazzi ci sorprendano ancora una volta, perché quando ci dovevano sorprendere ci hanno sorpreso, sperando che lo facciano anche questa sera, caro Fabrizio. Incrociamo le dita, Fabri. Poi leggi il messaggio che ti ho mandato, un abbraccio. Abbraccio, abbraccio, grazie Fabri. Claudio Mammazza, buongiorno Fede, stasera vogliamo la Coppa, devono sputare sangue stasera per la maglia, sono d'accordo. Federico Tiro, di nuovo, ciao Fede, anzi per stasera ne abbiamo. Con Fede ci siamo visti in palestra, sì, ne abbiamo parecchie, mi hai visto anche oggi
mi sono allenato male perché ero abbastanza teso. Vediamo chi è in diretta. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno, Marco Sapienza. Marco, ben arrivato, anzi ben ritrovato. Parlavamo di te ieri con qualcuno che tu conosci. Io ho poco da dirti. Io spero che oggi questa partita venga gestita con dignità. Esatto. Resto dell'opinione che la partita dove ci giocheremo la vita sarà col Francavilla. No, io ti voglio contraddire. Ti voglio contraddire. Noi dobbiamo giocarci queste prossime partite, le prossime tre partite danno la vita. Stasera, perché voglio quello la Coppa. Certo, io certo, voglio la Coppa, perché stasera si sta facendo l'errore di dire ah, la partita importante è contro la Virtus Francavilla. No, la partita importante è stasera. Poi ce ne sarà un'altra importante. Poi ce ne sarà un'altra importante che è col Messina. Step by step, perché io non voglio ammainare bandiera bianca. Io la Coppa Italia la voglio. Io la Coppa Italia la voglio. Come diceva Ambra, lo pretendo. Io ho soltanto una cosa da aggiungere, perché questa squadra ha dei limiti caratteriali evidenti. Ce ne siamo resi. È inutile continuare a raccontare altre barzellette. Non inventiamoci cose che non servono, non inventiamoci bollette assurde, non inventiamoci. Questa squadra è caratterialmente bocca. Marco, io ti interrompo solo per un motivo, scusi, e poi ti lascio libero. Allora, io vorrei anche dire questo, no? Quella persona, chi ha sparso la notizia che qualcuno avrebbe scommesso mettendo una bolletta è anche ridicolo, e questo dimostra che non sono, prima cosa, non è una persona onesta. Secondo, non è neanche un tifoso del Catania, perché insinuare questo dubbio senza poterlo provare è da persona scorretta. Si potrebbe utilizzare anche un altro aggettivo. Un altro termine. Allora, giusto, solo per questo. Io stesso. Quella bolletta non vuol dire niente. Ma l'avevo detto pure io che, visto le condizioni della squadra, se mi fossi fatto una schedina avrei giocato il 2 del Giuliano. Quella bolletta, il Catania in questo momento è la manna degli scommettitori. E scommettono anche a Catania. Mettere in giro queste voci significa essere uno che mette zizzania, presentarlo come zizzania. L'ultima, e poi io la rabbia che ho in questo momento a sentire le dichiarazioni di quella gallina padovana. Allora, ora parleremo anche di questo. Sui nostri ragazzini, senza allora, che le nostre autorità e il nostro signor sindaco gli abbiano saputo rispondere, allora, non ha idea del corrivo. La dottoressa Alessandra Bianchi, che è AD, amministratore delegato del Padova, ma ancora più grave, è consigliera di Lega, e noi non dobbiamo insultarla. Si commenta da sé. È evidente che sottolineare che non è corretto che ci siano 1500 bambini con gli accompagnatori, e che dunque non è questo il problema, Federico, che dunque il problema è che questa signora ha detto che questi ragazzini potrebbero creare problemi. Ci sto arrivando, ma io credo che con tutto il rispetto per la dottoressa Bianchi, credo che una persona che faccia un commento del genere, credo che i problemi ce li abbia lei. Ed è Siamo evidente. D'accordo. E ma quindi là, che, male, ma questo su, torna. Sulla Gazzetta dello Sport, ma anche sulle Marco, torniamo al concetto dell'origine. Era giusto che le forze politiche catanesi, non solo, condannassero il gesto di quei 20, 30, 40, 50 animali, perché hanno rovinato una festa, ma al contempo si sarebbe dovuto sottolineare che il Padova aveva delle responsabilità oggettive gravi. E ripeto ancora di più, la dottoressa Bianchi, che fa tanto l'educanda, perché poi purtroppo noi paghiamo questo, perché noi meridionali purtroppo quando sbagliamo ce lo fanno pagare con gli interessi. Perché vi faccio una piccola parentesi, qualcuno si è dimenticato che il Covid, giusto, mentre a Napoli trovavano le cure, a Milano il sindaco di Milano faceva l'aperitivo, invitava la gente ad andare a fare gli aperitivi, senza rispettare nessuno. Però se l'avessero a fattori inversi, se fosse stato il sindaco di Napoli a dire, quindi avete capito come funziona, avete capito come funziona, allora funziona così. Noi qualsiasi cosa facciamo rimaniamo terroni, incivili, eccetera. Loro hanno sempre una giustificazione perché sono del nord. Purtroppo ancora l'Italia non è unificata da questo punto di vista. Semplicemente io direi alla dottoressa Bianchi, che certamente sarà un ottimo amministratore delegato e certamente sarà un ottimo consigliere di Lega, però proprio perché è un consigliere di Lega, vorrei dirgli, se stasera c'è, lo dirò in maniera molto educata, perché primo
io sono educato, secondo è una signora, quindi massimo rispetto per le donne, però gli direi, gli dirò se la incontrerò, dottoressa, però visto che lei era è consigliere di Lega, non era il caso che non si facessero arrivare 2000 tifosi in un impianto fatiscente e non adatto come il vostro? No, io questo non è che io lo direi. Gli si deve dire perché deve finire, perché deve pensare, a prescindere, poi ripeto, io continuo a ripetere, noi pensiamo a stasera, noi, io mi auguro solo che tutti i ragazzi che vestono la maglia del Catania, ci sono anche ragazzi del nord, tra le altre cose io oggi vengo a scoprire che Giammarini è fermato per strada da alcuni pseudotifosi, insultato, calunniato, ma proprio Zammarini, ma vergognatevi, proprio Zammarini si scasso, di Naghiri, si imbezzicesso, continuiamo così, continuiamo. Questa è la dimostrazione che siamo una città di serie D. No, siamo purtroppo una città che ha pochissime tessere. No, Marco, questo dimostra che siamo... No, non è vero che siamo una città da serie D, perché la tifoseria rossazzurra quest'anno ha dimostrato in tutta la stagione di essere una tifoseria cresciuta e matura. Purtroppo pochi deficienti, compreso questi che hanno fermato Zammarini e ma proprio Roberto, che veramente proprio, però è proprio l'atteggiamento. Detto questo, io mi auguro che stasera questi ragazzi, tutti, da Marsura a Chirico, passando per Peralta, da Monaco e via discorrendo, faccio dei nomi a casaccio, ma vale per tutti e 22 convocati, diano una bella risposta per dimostrare quanto hanno apprezzato finora l'appoggio della squadra della tifoseria e quanto rispettano questa città e quanto rispettano una proprietà che sta cercando in tutti i modi di metterli nelle condizioni migliori, nonostante mille difficoltà. Io mi auguro, poi ripeto, si può anche perdere, ci mancherebbe altro, ma non che non si perda come si sono perse le 15 partite, ad eccezione quella col Crotone e quella con, credo, di queste 15 partite almeno 6 o 7 sono state perse senza dignità. Esatto, cerchiamo di andarcela a vincere, ripeto, è una prova in più per dimostrare che c'è ancora un rigurgito, come dice il buon Giovanni Finocchiaro, di orgoglio e di passione da mettere in mostra. Credo che questi ragazzi debbano ricordarsi che possono alzare un trofeo, certo lo alzeranno senza il pubblico delle grandi occasioni, però vincere questa partita, qualcuno mi ha criticato dicendo ancora spartiacque, sì ragazzi, perché purtroppo funziona così. Io non ho difeso nessuno nel mio editoriale che ho pubblicato, credo sabato, non ricordo neanche più, perché poi mi sono un po' stufato anche di essere sempre insultato, poi, perché poi sono insulti. Comprendo. No, ma poi sono anche io, ho detto semplicemente, comprendo. Ho fatto delle osservazioni, io continuo a dire, io la squadra per cui tifo l'appoggio fino alla fine, a fine stagione farò delle osservazioni. Essere equilibrati, perché voglio essere equilibrato, è per il benessere della società e della società della squadra. Ritengo che questa società ha commesso degli errori. Pensate al Napoli di De Laurentiis, cosa ha combinato De Laurentiis, che dopo aver vinto uno scudetto dopo 33 anni ha distrutto un'impalcatura, anche perché gli hanno fatta distruggere, perché Giuntoli non si è comportato in maniera molto professionale e corretta. La gente lo critica, però non è che si può vincere ogni anno. Pensate alla Juve, che non vince da quanto? Da 2 anni lo scudetto. L'anno scorso chi l'ha vinto lo scudetto? Napoli l'anno prima chi l'aveva vinto? L'Inter, non mi ricordo più. È questione di... Allora, io concludo con quest'ultimo pensiero, perché poi è giusto che parli di altro. Una stagione disgraziata come questa può capitare ovunque. Esatto. Quello che è importante capire è che da una stagione disgraziata si può ripartire per una stagione migliore facendo tesoro degli errori. Ovviamente, in corso d'opera, stavolta dobbiamo avere una resipiscenza del comportamento sia di Grella sia della proprietà. Certo, ma perché questa impalcatura di società adesso non va bene. Ma io credo che quando Pellegrini ha ribadito che ci sarà una rivoluzione societaria, è chiaro. Il problema, Marco, è un altro, che noi non ci rendiamo conto che, ma poi sono pochi, veramente pochi, non fanno testo. Il creare cioè la critica io lo accetto, ma l'accetto soprattutto nei miei confronti, ci mancherebbe altro. Il problema è che la critica deve essere equilibrata, perché sennò non è sempre stata distruttiva la critica, e qui è purtroppo sempre. Pochi riescono sempre a tirarsi, ma quei pochi danneggiano tutto. Ma infatti io non fondo tutto, ma è normale, questo è Catania è così.
sempre stata così. Sperando di essere smentiti stasera. Grazie Marcone. Grazie a voi. Abbraccio. Sempre solo. Pronto, con chi parlo? Ciao Fede, sono Ciccio. Ciccio, bene, veloce, tutto veloce. Tutto. Auguroni di buona Pasqua. Grazie. Grazie. Niente, solo per dirti, ti ho ascoltato 2 minuti fa perché sono rientrato poco fa dal lavoro e mi sono vergognato da tifoso a sentire queste cose proprio a Roberto Zamarini, che è un gran signore. Purtroppo sono cose che succedono. Ma ragazzi, allora il problema è che due persone non fanno una tifoseria. Questo esatto. È il problema, cioè in tutto il mondo ci sono le teste marce, ci sono quelli che quando il signore spatteva Ciriveddi Sacaliaro, cioè non è che è normale, mi fa sorridere che purtroppo poi il giocatore può anche non riuscire a fare una differenza. Io continuo a ripetere, a questi ragazzi che devono pensare a chi ogni partita è andata allo stadio e li ha sostenuti. E li ha fischiati solo al termine della partita. Ma quello ci sta benissimo, però voglio dire, queste cose si potrebbero pure evitare. C'è una finale di Coppa, cerchiamo di salvare e salvarvi. Ormai questa stagione è andata così, pazienza. Pensiamo a salvarci, salviamo la categoria, dopodiché il prossimo anno si vedrà, ma non fermare i giocatori per strada, insultarli. E Ciccio, pronostico per stasera, vai che vado a leggere i messaggi. Ma tu lo sai. Andiamo a vincere, alzala al cielo, capitano. Sempre solo Forza Catania. Grazie, Ciccio. Vedi che ti ho scritto in privato. Ora vado a leggere, Ciao, un abbraccio, ciao, Ciccio. Salvatore Carlucci, Federico, buongiorno. Spero che queste feste siano state trascorse bene. Come spero che stasera il Catania i giocatori del Catania facciano il proprio dovere. Salvatore Rocuzzo, buongiorno. Daniele Nicolosi, vediamo se almeno stasera escono gli attributi. Valerio Musumeci, buongiorno Fede, non saprei cosa aspettarmi per stasera purtroppo, ma sarebbe grandioso alzare la coppa. Giovanni Caruso, buongiorno Fede, tantissimi auguri, buona Pasqua a te e alla famiglia rossazzurra. Grazie Giovanni, ricambio di cuore. Giovanni Faro, la dirigenza del Padova si è dimostrata piccola, dichiarazione scandalosa, ma noi appunto tralasciamo. Buongiorno Fede, Antonino Nicotra, Damiano Ciaffaglione, Federico, la D del Padova in conferenza stampa, fategli sapere che i bambini canini sono più responsabili direi di tutto il servizio d'ordine dell'andata, ma ripeto, vi inviterei anche a vedere il viso della D, il classico viso di chi purtroppo nella vita ha avuto pochi momenti di gioia. Mario Napoli, Cristian Russo, giorno Fede, la partita più importante domenica, ma oggi una finale, vogliamo conquistare questa coppa, forza Catania sempre. Giovanni Faro, polemiche anche sui 1500 bambini, sì, ma andiamo avanti ragazzi, devono difenderci i giocatori stasera in campo. Non prendiamoci in giro, questa sarà l'ennesima scusa per via della coppa, saranno stanchi e via discorrendo. Io non credo proprio, che troveranno delle scuse, chiedo con chi risolto il problema. Gabriele, cerchiamo anche però noi di essere un po' ottimisti, perché sennò è inutile che continuiamo a seguire le squadre di calcio, continuiamo a seguire lo sport. Nello sport ci sono le stagioni in cui si vince, le stagioni in cui purtroppo le delusioni sono di più, però ripeto, io voglio continuare a credere che questa squadra possa sorprenderci. Schierare la primavera, la vera finale sarà domenica. Cristiano, non si può schierare la primavera. Quanti voti vogliamo a dire il Catania, la primavera di Biagianti è una Beretti 4, quindi non si può, infatti primavera 4, quindi ci sono dei problemi anche di tesseramento e di impiego. 2000 sbagliato 20.000 tifosi grazie a Mau Mau. Stasera dicevo Giacomo Guglielmino, abbiamo il mitico Jonathan Patania, buongiorno, Concetti Sia, buongiorno Fede, sempre presenti e forza Catania. Andrea Lamantia, vincere, Alfio Sant'Angelo, Pugno Fede, sempre solo forza, che peccato non esserci, sono d'accordo. Marco Fonte, come si può ridursi al 2 aprile con solo 2 centrocampisti di ruolo, uno è squalificato e gli altri sono infortunati, che ci vuoi fare? Quanti erano, Marco Fonte, i centrocampisti del Catania? Quanti sono? Teglio infortunato, Sturaro infortunato, Welbeck squalificato, poi comunque non di ruolo, sì, ma si può reinventare la squadra. Gaetano Bellia, buongiorno, proprio lo studio della speranza è l'ultima a morire. Francesca Italia, buongiorno Fede, forza Catania. Caio Ammazza, Pelliga, Racci, la timbulata. Gaetano Finocchiaro, avrei voglia stasera di brindare dopo aver vinto la Coppa, anche se è molto difficile. Forza ragazzi, siamo nelle vostre mani, uscite l'orgoglio. Vincenzo Cutrupi, John Brad, buongiorno John, è tanto che non ti vedevo. Dario Federica Caruso, Federico, è assurdo come chi rappresenta non abbia risposto a tono alla dirigenza padovana, il quale ci ha solo insultato. Io continuo a ripetere che, caro Dario, spesso a volte il silenzio è la migliore risposta. Pronto? Buongiorno, Salvo Belfiore. Salvuccio, Berdo, mi sei mancato.
io ho scritto poco fa un messaggio. Vado a leggerlo subito, eccolo qua. Vabbè, non ho scritto niente di che, ho scritto lo dico io stesso. E noi che li vediamo, perché poi ho scritto male, ma sono scarsi, perché questi sono giocatori scarsi. Io da grande tifoso del Catania mi dispiace dirlo, ma sono scarsi. Ma queste le squadre scarse vincono? Non credo, io a questo punto veramente spero che non facciamo brutta figura, almeno perché comunque il Padova è molto più forte del Catania, molto più forte. Dobbiamo essere obiettivi. Dobbiamo essere obiettivi, questa è una squadra che non c'è, non soltanto mentalmente, come si dice, anche tecnicamente sono scarsi, Federico, sono scarsi, è inutile che ci giriamo attorno. Io mi dispiace soltanto per Pellica, che poverino ha messo un sacco di soldi, nessuno mette in dubbio la buona fede della società che ha fatto. Però Salvo, posso dirti una cosa? Sì. Non si può dire che sono tecnicamente scarsi. Perché non mi puoi dire che Chirico è tecnicamente scarso, non si può dire che Marsulo è tecnicamente scarso, non si può dire che Peralta è tecnicamente scarso, non si può dire che Sturaro è scarso. La cosa che fa diventare pazzi, matti, e fa sbattere la testa contro il muro è che questi sono giocatori che nel loro passato, compresa la scorsa stagione, hanno giocato alla grande. Perché? No, dai, non puoi dire che Peralta è scarso, dai Salvo, non si può dire che Peralta è scarso, che Chirico è scarso, dai, che Di Carmine è scarso, ragazzi, non si possono dire queste cose. Cioè, la cosa è che non si è capito perché non stiano rendendo quest'anno, e questo è il vero enigma. Tecnici non sono riusciti a capire il motivo. Però dire che sono scarsi, dai, Chirico non è scarso, ragazzi. Ma io ho preso individualmente, come dici tu, ma non hanno un gioco da squadra, quindi giocano da giocatori scarsi. Io quello che voglio dire è questa squadra sta dimostrando questo. Io anzi mi auguro che tutto quello che sto dicendo qualcuno lo sente e abbia un attimo di orgoglio stasera, dimostri che veramente sono una squadra. Secondo me ti ascolta, qualcuno è anche collegato. In giro tutti dicono che il Catania è scarso e io vorrei che questi ragazzi abbiano un attimo di orgoglio, facciamoci vedere chi siamo. Ma ci credo molto poco. Ti dico la verità, ci credo. Io continuo a credere con tutto che mi fanno venire il sangue e acqua, con tutto che mi fanno. Però io devo crederci, ma non perché io purtroppo sono fatto così, io sono l'uomo delle cause perse. E a me mi piace credere, mi piace forse crederci perché la gioia, se dovesse verificarsi, sarà ancora più esplosiva, più grande. Prima di diventare pazzo, questo no, ti prego, Salvo. Il tifoso del Catania dalle stelle passa alle stelle tutto in un attimo. Questo tutti i tifosi passionali, napoletani, romanisti, laziali, tutti i tifosi passionali. Però il problema è un altro, è il passaggio da una fase all'altra, sia in andata che in ritorno, deve essere equilibrato. Perché per esempio, io ne approfitto che tu ci sei, Salvo, ma ripeto, io leggo tutto perché voglio leggere tutto. A Kevin Maricchiello dico, non lo so se vincere stasera darà una svolta mentale, io me lo posso augurare. Dico a Gaetano, Alessia e Mirena Salici, Federico, tutti i due si sono giocati, avaia. Però ragazzi, voi come gli scommettitori, i tifosi ci può stare, ma coloro che hanno insinuato il dubbio che Furlan o altri giocatori si siano giocati la partita, ragazzi, è grave. È grave. No, questo non l'ho mai pensato, non credo. Ma nemmeno io. Io credo che comunque quindi era il Catania stesso come squadra, proprio ripeto, mentalmente gioca niente, non riesco a leggere il modo come questa squadra approccia la partita. Quindi quando dico scarsi è perché purtroppo giocano senza essere una squadra, non hanno quella voglia. Io dico la lettura, io la lettura te la do, che è quella che ha dato in maniera molto elegante Tabbiani, ha ribadito Lucarelli, ha sottolineato Zeuli. Questa è una squadra mentalmente fragile, cioè è una squadra che riesce ad avere l'approccio giusto alla partita, vedi con Rimini, vedi col Giuliano, poi basta un episodio durante la partita negativo, c'è un gol incassato e questa squadra 9 volte su 10 ha difficoltà a recuperare. Non è un caso che delle 15 sconfitte
sono arrivate, il Cagliari ha 18 volte andato in svantaggio quest'anno, 15 volte ha perso, 3 volte è riuscito a recuperare, fermandosi sul 3 pari, sull'1 pari. Questa è una squadra, con Rimini tu vinci perché hai un approccio perfetto alla gara, perché quegli episodi che ti potevano penalizzare non ci sono stati, e grazie a una giocata di un singolo trovi la vittoria. Il Catania nel secondo tempo di Padova riesce a riaprire una finale, ma è una squadra che appena subisce un episodio negativo si sfalda. Dobbiamo augurarci che stasera l'approccio sia identico a quello avuto con le Rimini, cioè che si sblocchi la partita e che siano capaci di gestirla la partita. Quello è il vero problema. La partita poteva essere diversa se magari qualcuno non faceva certe cavolate. Lo so, Salvo, però purtroppo è questa. Ma per amore, anche per amore per la maglia, la gente sarebbe andata allo stadio. Per dimostrare. Ma stasera saremmo stati in 50.000 uno sopra l'altro, dai, ma di che parliamo? Le dichiarazioni che ha fatto la presidentessa del Padova. No, l'amministratore delegato che si chiama, lei, la dottoressa Alessandra Bianchi. Mi vergogno per lei, perché veramente è da ignoranti parlare con lei. Vabbè, ma io ripeto, lo continuo a ripetere, l'unica risposta che le si può dare, che si deve dare, è sul campo. Questi ragazzi devono entrare, giocare, l'approccio. Chiedo soltanto che questi ragazzi stiano attenti, che mancano 4 partite. Prendendo stasera, mi auguro che ci sia veramente, come dici tu, uno scatto d'orgoglio, dimostrano quello che sono. Io sono il primo a essere ripeto. Però quello che è importante è che questi ragazzi capiscono che comunque non possiamo pensare che Francavilla e Monterosi non vincono, oppure che rimangono 9 punti indietro, tutto il resto. No, non credo che lo pensino. Come? Non credo che lo pensino. Speriamo. Andiamo a vedere stasera che succede. Un abbraccio, Selvuccio. Ciao. Sempre solo, forza Catania. Neo CT46 è bellissimo e si merita un applauso, sono più i nostri bambini che tutti i tifosi del Padova all'andata dovrebbero vergognarsi invece di parlare. Antonio Coco, ciò vedo poca fiducia, ma non si sa mai, forza Catania, speriamo in una prova d'orgoglio. Doppietta di Aristotele, si dice Fabio Costa, buongiorno Fede, dobbiamo pensare solo alla partita di oggi e caricarci tutti, poi da domani pensiamo alla prossima. Voltiamo questa stagione sempre solo forza Catania da Sarzana, Maurizio Arena, Jonathan Ventura, e dai che stasera avranno la testa al Francavilla, da una stagione intera sempre solo scuse, speriamo bene. Guglielmo Saitta, ho visto su Facebook un post dove c'era scritto sulla pista del Massino che diceva forza Messina, spero sia un fotomontaggio, non sulla pista, su una balaustra dello stadio. Giovedì è entrato un padre col figlio, insomma, erano di Messina e hanno fatto questa cosa. Paolo Fisicano, ciao Fede. Leo Davide, farei incontrare i tifosi con i calciatori per una carica sana e genuina, dice Leo Davide. Buongiorno Fede, stasera si deve vincere forza Catania. Angelo San Giorgio, buongiorno Fede, un abbraccio forte, speriamo che stasera questi giocatori escano gli attributi e regalino un sorriso a tutti noi e a tutti i bambini, me lo auguro di cuore. Se il giudice sportivo avesse bastonato come doveva anche il Padova, forse la gara, dottoressa, non stava ancora a parlare. Vabbè, ma io, ragazzi, ve lo continuo a ripetere, è sempre quello, no? Quando chi ha una brutta fama sbaglia, purtroppo non c'è niente da fare. Gli altri sono più bravi a difendersi, noi non siamo bravi a difenderci da noi, ma lo vediamo anche nel modo in cui trattiamo la squadra che amiamo, no? Insulti, critiche taglienti, insinuazioni senza fondamento, poi ci lamentiamo degli altri. È un discorso generale, no? Io ripeto, la critica ci sta a questa squadra, ha deluso profondamente. Però poi insinuare gli insulti, poi gli insulti ai giornalisti, è un ambiente un po' troppo malato di alcune cose, quello purtroppo catanese, che dovrebbe essere un po' ripulito, un po' sistemato, e lo possono fare solo i tifosi, perché i tifosi si devono rendere conto che fare insinuazioni anche non sono nei confronti, ripeto, dei giocatori, no? Ma in generale, i tazzicchi scappi in do, gli si venne la partita, gli den gesto, gli den figuri, cioè non sono un po' cose che portano a nulla. La critica è dove si è sbagliato, la critica deve essere intelligente, la critica deve servire proprio per capire qual è il problema, se ci si riesce, che non ha detto che ci si riesca, e provare a dare delle soluzioni. Criticare tanto per criticare, perché
diciamo, si chiamano qualunquisti questi tipi di persona, cioè che comunque utilizzano il momento perché sanno che in quel momento è più facile avere consenso. Da queste persone io non ho mai sentito una proposta di miglioramento, non ho mai sentito delle alternative valide, però ci sta. Ci sono solamente linguaggi aggressivi, violenti, che portano altre situazioni poco piacevoli. Però, ripeto, siccome io permetto a tutti di esprimersi, inventarsi cose che non ci sono perché non si guarda con attenzione la partita, supporre. Però ripeto, ognuno è libero di esprimersi. Io mi auguro che prima o poi Adriano Rea, dice oggi giornalista che ha chiamato Max Licari, era un giornalista di Padova, un collega di Padova, è stato bravo Pier Italia a rispondere. Ripeto, io continuo a ripetere, ognuno può criticare, però ricordiamoci sempre che l'aggressività non va da nessuna parte. L'insulto, Gandhi diceva sempre, ultimamente ce l'ho con Gandhi, ce l'ho con Mandela, quei grandi pensatori dello scorso secolo, Gandhi diceva che chi alza la voce, chi urla, è perché non ha nulla da dire. È molto semplice. Ed è vero. Quando tu invece di fare una critica costruttiva insulti qualcuno, vuol dire che non hai niente di concreto da proporre. È molto semplice. Dovrebbe essere il nostro sindaco a rispondere, non sono soddisfatto dell'arbitraggio, speriamo bene. La politica catanese dorme, Davide Commendatore, LAD, Federico Lo Giudice, Claudio Mammazza, Zammarini ha dato sempre il massimo, se togli una squadra non alla sua portata, Ovlas Ateluk 3-1, va bene così, magari fosse anche 3-1, Davide Commendatore, Salvo Bellia, sono d'accordo, non siamo studenti piazza che possa nelle serie che contano, Biagio Lombardo, dai, non che stiamo parlando, nel derby romazzo è andato, si sono accoltellati, dai, che stiamo parlando, no, tra l'altro io lo continuo a ripetere, è una situazione di un ambiente, di una piazza molto calda. Io vorrei anche ricordare che nel passato anche i tifosi di altre squadre hanno avuto atteggiamenti poco, diciamo, signorini nei confronti di alcuni giocatori in altre piazze. Poi ripeto, 2-3 persone non fanno la piazza. Federico Tirro, ma quale ansia, io sono molto ansioso, sono convinto che questa sera faremo una grande partita, cuore e sudore per la maglia. Non ci sono stati commenti, caro Ernesto, su quello che ha detto l'amministratore delegato del Padova, la dottoressa Alessandra Bianchi. Umberto Cantarella, buongiorno, sulla tifosia non si faccia trarre un fascio, grazie Umberto, credo che non l'abbiamo mai fatta, credo che almeno da questa testata sono sempre state emesse parole di grande affetto nei confronti delle due curve. Io l'altro giorno parlavo di dopo Catania Potenza, mi è piaciuto molto come la curva nord ha risposto alla squadra. Finita la partita, c'è chi ha fischiato quando la squadra è da sotto la curva nord si è girata, ha dato le spalle, grandissimo segno di intelligenza e di maturità. Salvo Bellia, affermare un ragazzo di insultarlo sentimento non ha correlazione sportiva né civile. Fede, questi stanno andando via quasi tutti e si mi stanno fottendo, mi dispiace per Zammarini, l'unico poveraccio insieme a pochi che corre. No, io non credo che se ne stiano fregando. Adriano, Luca Sapienza, sempre intelligente come al solito, vedete, questo io leggo perché continua a ripetere, perché sono queste le persone. Luca, caro mio, io faccio il giornalista, ho la mia squadra del cuore è il Catania, ho una grande simpatia per la Roma che non ho mai nascosto, tra l'altro è un commento ridicolo quello che fai tu, non so cosa è attinente, ma vedendo la foto che accompagna il tuo nome mi fa capire tantissime cose. La tifoseria, dice Claudio Musumeci, non sono d'accordo con te, ci mancherebbe altro Claudio, la tifoseria è matura, si abbandona gli spalti in segno di chiaro sdegno verso i delinquenti che non li rappresentano, in fondo vedo gli insulti gratuiti anche verso di te, dobbiamo sdegnarci contro questa inciviltà che ci fa vergognare, soprattutto di, come me, vive lontano dalla propria città. Claudio, ripeto, la tifoseria comunque sappiamo anche come funziona all'interno di una curva. No, Pellegrina non perderà entusiasmo, non vi preoccupate, mi auguro che capiscono che stasera col Franchia sono le partite della vita, spero in un minimo sussulto d'orgoglio. Jonathan, io mi auguro che capiscano che le prossime tre partite stasera, Francavilla e Messina, sono tre partite che hanno un significato molto importante per la tifoseria e spero tanto che riescano ad andare oltre ogni stanchezza mentale, fisica, anche perché io ripeto,
quando ci sono queste partite credo che i muscoli si rigenerino con più velocità, le motivazioni mentali. Queste sono partite che da sole fanno trovare la motivazione al giocatore. Vincere questa partita sarebbe un'iniezione difficile per le prossime di campionato e perché un eventuale playoff. Buongiorno Raffaele Rizzotti, il messaggio di Salvo Belfiore non bisogna che lo leggi, lo leggo perché è arrivato in diretta. Francesco Marretta, ciao Fede, ma se vinciamo la Coppa Italia si può procedere dopo allo stadio oppure la società fa qualche cosa in giro per Catania? Non lo so, credo Francesco che si può andare in giro per la città a festeggiare, no? Come se fosse un mondiale, come se fosse una promozione, credo proprio di sì. Ma come mai il Padova, l'AD del Padova ha contestato il fatto che il Catania fa entrare 1500 bambini allo stadio, ma per favore stanno facendo pena, che è tristezza, perché dice si dà la possibilità ai bambini. Poi non ha detto solamente questo, comunque il discorso è perché loro sì, i tifosi del Padova no, e poi ha detto speriamo che questi bambini non provocano problemi. Io credo se fossi l'amministratore delegato del Padova non verrei neanche a Catania, perché dopo un'affermazione del genere si dovrebbe vergognare e dovrebbe chiedere scusa anche ai genitori di questi bambini. Sturaro ha ancora un problema al retto femorale, Teglio a quanto pare è stirato. Alziamola questa coppa, io vado ancora avanti. Vittorio Giuffrida, buongiorno, ma è vero il ritorno di Lucarelli? No, Vittorio era il pesce d'aprile di ieri che ha coinvolto l'intera città. I nostri 1500 bambini, dice Rocco Conte, salteranno i giocatori rossazzurri, forza Catania, vinci per loro e per tutti noi. Andrea Ragusa, buongiorno, dalla Bologna Rossazzurra, buongiorno Andrea. VS dice, Teglio infortunato, basta che lo sa tutta la città che è stato messo furioso perché l'hanno beccato in discoteca. No, perché tra l'altro non è andato solo lui in discoteca. Squadra senza speranza, addirittura dice Giuseppe Leonardi. Mauro Panè, ma cosa hanno dichiarato i vertici del Padova? Hanno dichiarato questo, che condividiamo l'intento della Lega Pro, ha detto la dottoressa Alessandra Bianchi, che è amministratore delegato del Padova, ma soprattutto consigliere di Lega. Pensate un po' quali sono i consiglieri della Lega Pro, e poi forse questo ci fa capire tante cose, di voler dare alla finale della competizione una cornice di positività dopo quanto successo. I sorrisi e il tifo sano dei bambini sono la migliore risposta in queste circostanze. Non possiamo tuttavia non sentirci ancora una volta in questa triste vicenda parte lesa, avendo da prima subito un vile attacco in casa nostra e poi vedendo preclusa la partecipazione dei nostri tifosi di qualsiasi età alla finale. Confidiamo in un comportamento virtuoso dei ragazzi catanesi e dei loro accompagnatori, auspicando di poter assistere martedì a una serata di vero sport e sano sostegno a entrambe le contendenti. Purtroppo, ripeto, la dottoressa Bianchi dice e disdice quello che fa, perché si vede che è una frase dove inizialmente parte con una falsità incredibile per poi mostrare qual è il suo vero atteggiamento, il suo vero pensiero. Io vorrei anche ricordare alla dottoressa Bianchi se come amministratore delegato, ma soprattutto come responsabile di Lega, avesse fatto rispettare norme di sicurezza allo stadio di Padova e si fosse resa conto, invece di fare cassa, che non era fattibile ospitare 2000 tifosi del Catania in quella struttura fatiscente, vecchia, inadatta per ospitare una finale di Coppa Italia, forse questo quello che è successo non ci sarebbe stato. Ma detto questo, anche immaginare, semplicemente immaginare, che dei ragazzini della scuola calcio possano avere dei comportamenti non virtuosi fa capire forse che la dottoressa è abituata ai ragazzini forse di Padova che non sono virtuosi, perché a questo punto mi fa pensare questo: i ragazzini di Catania sono molto virtuosi, sono delle scuole calcio, e i loro accompagnatori, anche un insulto agli accompagnatori. Questa è un'altra cosa su cui dovrebbe intervenire il presidente della Lega Pro e il vicepresidente che oggi saranno allo stadio, perché se un consigliere di Lega si permette di dare e di scrivere, di dire e di scrivere, di dire una cosa del genere, è gravissimo. Però abbiamo capito che è tutto ammissibile, passano in secondo luogo i cori razzisti su Welbeck, passano in secondo luogo gli insulti razzisti nei confronti di alcuni colleghi o di alcune situazioni, passa sotto il ponte, acqua sotto i ponti, il fatto che l'amministratore delegato del Padova, nonché consigliere di Lega, supponga, ipotizzi che dei ragazzini possono essere poco virtuosi. Cosa intende? Cosa potrebbero fare questi ragazzini?
eventualmente applaudire il Catania e fischiare il Padova sarebbe un comportamento poco virtuoso. Direi alla dottoressa di star più attenta a quel che dice, perché i suoi tifosi, che sono più grandi di questi, di virtuosità ne hanno mostrato veramente poca, con i cori razzisti nei confronti di Anna Welbeck. E la Lega ha dimostrato di essere sorda, perché non ha multato come avrebbe dovuto il Padova. Quindi, ripeto, andiamo avanti. Non andiamo avanti perché mi viene da ridere. Io parlo, ma ha fatto bene la società rossazzurra a non rispondere, perché in questi casi, di fronte a situazioni che vogliono aizzare delle polemiche, il silenzio è la miglior risposta, l'indifferenza è la miglior risposta. Gianluca, Carmela Vinci Guerra, ben arrivata. Sì, l'ho letta e l'ho riletta in questo momento. Fede, hai letto le dichiarazioni del DS della Juve Stabia, dove ha detto che mentre loro hanno puntato avendo ragione su Adoranti, Nosi, su Costantino, che ne pensi? Penso che ha ragione lui, perché momentaneamente il campo sta dando ragione al direttore sportivo, tra l'altro il più giovane d'Italia della Juve Stabia, perché Adorante, da quando è arrivato a Castellammare di Stabia, non ha fatto che bene, a differenza purtroppo del nostro Rocco, che speriamo si sblocchi. Ringraziamo il Brindisi che ha vinto col Francavilla, buon pomeriggio Giuseppe Guarnaccia, vado ancora avanti, Nino Strano. Qualcuno pensa che Pellica si sta anche se ne vada, sbagliato, Pellica è un vincente davanti alle difficoltà, raddoppia gli sforzi fino a ribaltare la situazione. Bravo, bravissimo mio amico Nino Strano. Spero che qualche giocatore sia collegato, desideravo fargli un in bocca al lupo, fare vedere a questi di Padova che non siete che siete diversi, che siete ancora che gente che gioca al calcio con gli attributi. Chi segna deve esultare nelle curve. Oblast, io penso che chi segni, io lo continuo a ripetere, poi andiamo a vedere un pochino come verrà schierato il Catania. Sarà un 4-3-3, sarà un 3-5-2, e Quaini al centro della difesa, Quaini regista, Peralta mezzala oppure al fianco di Zammarini, vedremo. Io mi auguro semplicemente che la squadra parta col piglio giusto e trovi subito il gol all'inizio, come è stato con Rimini, e già questo ci consentirebbe di mettere un po' più di pressione al Padova, perché comunque anche con l'1-0 andremo ai supplementari. Qualcuno dirà no, perché se non reggono 90 minuti figuriamoci ai supplementari. Io continuo a ripetere, io voglio pensare che la squadra giochi una partita bella, per chiudendo gli occhi, pensando a quello che potrebbe accadere se vincono. Io me lo auguro con tutto il cuore. Il Catania, dice Ignazio Bianca, da odiati e fieri, il Catania è come una figlia, si deve sempre sostenere, sempre credere in lei. Amore, odio, delusioni, è sempre un sentimento, amiamo sempre Catania. Mi piace tantissimo, grande Ignazio, mi piace moltissimo. A Gio Giuseppe Fernando risposto, Danilo, ciao, mi dispiace che si dice che la squadra è scarsa, io metterei, dice Danilo Imrongiano, io metterei su un altro piano, i giocatori sono degli strumenti che finalizzano i valori e le capacità di una società, riesce a trasmettere, a mio parere, vista da manager, vedo un capitale umano molto fragile, perché ritengo ci sono figure all'interno della società a contatto molto diretto con la squadra che non incidono in modo positivo, ma molte volte per interessi personali trasmettono sensazioni molto negative e la squadra di riflesso. Osservazione di Danilo Imrongiano condivisibile, è evidente che se non c'è un'unità di intenti, se ci sono delle divergenze che inevitabilmente contaminano, ci sta che può accadere. Giovanni Vitale, ci fai tu pronostico per stasera? Vinciamo. Io me la sento che vinciamo. Tra l'altro sono un lecchino, no, me lo scrivono, sono un lecchino, sono un filo societario, sono al soldo della proprietà della società. Io ho la sensazione che vinciamo. Ho questa sensazione. Voglio continuarci a credere, perché anche perché se penso che non ce la si faccia, non avrei fatto la diretta ora, chiuderei tutto, vi ringrazierei per i tanti anni che mi avete fatto compagnia, dei ragazzi, basta. No, io ritengo che bisogna crederci, perché ci sono delle imprese, è bello anche per questo. È un po' come, vogliamo andare a un'impresa ancora più importante, Italia-Germania del 2006 a Dortmund, stadio dove la Germania non aveva mai perso. Era un'Italia che teoricamente era sfavorita, dove la Germania aveva grandi campioni, l'Italia
teoricamente era sfavorita in uno stadio dove la Germania, come ho detto prima, non avrebbe mai perso. Alla fine gli ha vinto l'Italia e ha meritato di vincere. Grazie a un grande Buffon, grazie a un grande Cannavaro, ma poi alla fine le occasioni, a parte il tiro di Podolski, grande direzione di Buffon su Podolski, di l'altro non mi ricordo, nel primo tempo sotto proprio la curva dei tifosi del Dortmund, direzione di in calcio d'angolo di Buffon, poi l'Italia prese un palo con Giardino, una traversa con Zambrotta e poi il gol di Grosso e il gol di Del Piero. Quindi io devo crederci, siamo sfavoriti, può essere, siamo fuori forma, vero, abbiamo dimostrato come squadra di non essere squadra, corretto, e sono scarsi questi giocatori, può essere, non sono squadra, in questo momento hanno dimostrato questo, però io ci devo credere, se no che senso ha? Io voglio crederci, voglio credere che questa squadra oggi si trasformi in squadra. Spero che, mi auguro che abbiano capito ciò che Zeuli, non solo Zeuli, ha provato a trasmettergli. Vado allo stadio con l'ottimismo, con la fiducia che si possa anche vincere in maniera larga, come abbiamo fatto con la Casertana, come abbiamo fatto col Brindisi, come abbiamo fatto col Benevento, che si possa vincere in maniera convincente, come abbiamo fatto con la Juve Stabia, come abbiamo fatto col Rimini, come abbiamo fatto col Pescara. Perché le vittorie convincenti questa squadra con squadre forti le ha fatte, quindi perché non stasera? Chi non ci crede ha il sacrosanto diritto di non crederci, però perde anche quel sapore meraviglioso che regala una competizione sportiva. Chi avrebbe detto che l'Italia di rugby avrebbe fatto quest'anno un Sei Nazioni strepitoso? Perché guardando i risultati passati, che aveva sempre fatto male, massimo vinto una partita, e credo che era 3 anni che non vincevo, 4 anni che non vincevo una partita al Sei Nazioni, ma che me la guarda a fare, eppure tutti allo stadio, eppure tutti a sostegno della nazionale italiana di rugby, che quest'anno ha sorpreso, e poteva anche battere la Francia, purtroppo abbiamo pareggiato con la Francia perché si è sbagliato l'ultimo piazzato, e questa è la bellezza dello sport, tutto può essere ribaltato, di certo non vi è nulla nella vita lo sappiamo tutti, c'è solo una certezza, ed è un appuntamento al quale purtroppo nessuno di noi potrà mai mancare. Possiamo solo augurarci che arrivi il più tardi possibile. Se vinciamo la Coppa, me la tauto, dice Giovanni Monachella. Allora andiamo insieme, caro Giovanni. Ciao Federico, un saluto da parte mia, sempre a sostegno della squadra, sempre e solo Forza Catania. Pietro, basta stipendi fino al raggiungimento della salvezza, non lo puoi fare perché sono dei lavoratori. Cati e Salvo Ventura, vincete per noi. Anche questo, no? È sbagliato come concetto. La società ha anche altri strumenti per far valere. Se vede che il suo, tra virgolette, dipendente non rende per vari motivi, perché è svogliato, perché non si allena bene, perché è strafottente, eccetera, la società ha altri strumenti, e quelli di mandarle ritiro. Ti mandi in ritiro per 20 giorni lontano dai figli, dalle mogli, dagli affetti cari. Allora voi prendete conto. Una battuta alla dirigenza del Palazzo si è stizzita perché loro 1500 che siano ragazzi ultimi non li fanno nemmeno se entrano gratis, giusto per drammatizzare. E mi piace, ti dico solo Castellini, queste sono le sue partite. Ricordatevi sempre che la speranza è l'ultima a morire. Quell'Italia aveva uomini a difesa di questa squadra, Luca. Verzi, però caro Luca, è vero, quelli dimostrano di essere uomini, non è detto che questi non possano smentirci. Io voglio crederci, Luca, dobbiamo crederci, io ripeto, perché non possiamo fare diversamente. Federico, sei un grande, oggi chiudiamo gli occhi tutti insieme e pensiamo ad una bella partita che possa far gioia i nostri cuori, mettiamo da parte l'odio, rancori e mettiamo fede, cuore ed amore, nulla è impossibile nella vita, oggi bisogna crederci, Forza Catania. Io la penso così, ripeto, perché sennò non ha senso andare allo stadio. Cioè, se un domani, speriamo che possa essere un domani quanto prima vicino, il Canada dovesse giocarsi una semifinale come è stata con la Roma di Coppa Italia, con la Juve, con l'Inter, oppure il Canada che batté l'Inter del triplete, non sarebbe dovuta scendere neanche in campo contro quell'Inter. Eppure, Martinez fece impazzire la difesa nerazzurra,
il signor Peppe Mascara gli fece il cucchiaio al portiere nazionale brasiliana. Dunque, quello che voglio dire è vero che in questo momento tutto dice Padova, tutto dice che la Coppa dovrebbe essere in direzione Veneto, però c'è un termine che hanno coniato gli inglesi, che è underdog, outsider. Granata potrebbe essere l'underdog, l'outsider di questa Coppa Italia che si è meritata di giocare questa finale. Quindi oggi devono dimostrare che c'è ancora, che non è finita ancora niente, dice Claudio Mammazza. Alessio Ardito, forza Catania, stasera si deve festeggiare se dovessimo vincere tutti uniti come sempre, perché ho visto che siamo una parte della città più disunite, altri speriamo che ci regalano una vittoria, poi vorrei vedere più entusiasmo dai ragazzi, non molliamo. Oggi la parola che dobbiamo scrivere è crederci, dice Alessandro Gentile, forza Leoni, riempiamo di energia positiva questa pagina, la nostra città oggi può gioire, regaliamoci un sogno. Se era un miracolo ci vuole Castellini doppietta, un vero giocatore uomo. Caro Luca, non c'è solamente Alessio, buongiorno Fede, dobbiamo alzare questa coppa in qualunque modo, un abbraccio, forza Catania. Stasera io giocherei col 4-4-1-1 che poi sarebbe un 4-4-2. Fede, a te dicono Lecchino, ma c'è un tuo collega che non dirà mai forza Catania perché è un giornalista, ma quando si fa una trasmissione dedicata al calcio Catania, cosa si è? Non so a chi ti riferisci, ognuno è libero di comportarsi. Io ricordo semplicemente, e ve lo ricorderete anche voi, che quando noi partimmo con Unica, io venni criticato perché con la mia simpatia per la Roma si riteneva che io non potessi parlare del Catania perché non ero tifoso del Catania. Io vi invito anche a ricordarvi queste cose, perché poi a seconda di come soffia il vento, le famose bandieruole, si cambia anche opinione e strategia, perché prima io non ero adatto a parlare del Catania perché non ero tifoso del Catania. Ora non lo posso fare perché sono troppo tifoso del Catania. Se trovo una via di mezzo non va bene, ragazzi, è evidente, ma poi anche qua c'è un pizzico di provincialismo, no? C'è un pizzico di provincialismo che si vuol nascondere con di essere grandi, no? Perché ci sono tantissime radio a Roma, a Torino, a Napoli, dove ci sono dei colleghi bravissimi, alcuni di questi vanno anche a Mediaset, dove loro parlano della squadra della loro città e non nascondono di esserne tifosi, sono passionali. È evidente che se io un domani dovessi commentare la partita del Catania per un'emittente nazionale, dovrei purtroppo far tacere la mia passione, il mio amore per il Catania, e dovrei essere equilibrato, perché è giusto che sia così. Ma quando io parlo al pubblico della mia città e parlo local, io non ho nessun problema perché non sono il primo a farlo, anzi sono forse uno degli ultimi. Pronto, con chi parlo? Salve, che ti dico, sono Lino, salve. Ciao Lino, ben arrivato. Ma che cosa ci deve dire? Dice sempre le stesse cose da quando... Va bene Lino, hai chiamato per che cosa? Già ti abbiamo capito. Cioè, critiche... No. Allora dimmi, perché io oggi voglio pensare che sia positiva la giornata. Perfetto. E allora basta ogni cosa, dici sempre le stesse cose. Se non ti piace ciò che dico, non sei costretto a seguirmi. No, di fatto che non mi piace tu così che dici, non mi piacciono i giocatori del Catania. Ma l'abbiamo capito, ragazzi, ma dopo che lo diciamo ogni giorno, cosa cambia? Ma tu pensi, ma gli spogliatoi, ma non c'è un giocatore che dice, ma che cazzo stiamo facendo? Non lo sappiamo, Lino, io continuo a ripetere che occorre vivere giornata per giornata prendendoci quanto di brutto c'è e quanto speriamo di buono ci sarà oggi e in futuro, a fine stagione. Ascolta, Federico, io sono una persona non grande, ma neanche giovane. Ho visto la recessione del Catania del 87-88 in 6 partite, il Catania gli sembra un punto e non abbiamo fatto. Ho visto il cambiamento dell'82-83 quando abbiamo fatto questo. Ma se questi ci portano in Serie B, chi dico, ci sono? Ma ci portano in Serie D perché purtroppo una parte minima della tifoseria da mesi, invece di giustamente criticare, non fate altro che evidenziare gli aspetti negativi, portate negatività, perché tanto l'abbiamo capito che è la squadra delle difficoltà. In questi momenti si sta attorno alla squadra, si sostiene, diciamo, siete voi che dite sempre le stesse cose, siete voi su Scassi, siamo in Serie D. Allora, io lo continuo a ripetere, ma la sconfitta, Carusi, n'amo vinciuto un enti,
parlate come se stessimo parlando del Real Madrid, del Barcellona, dell'Arsenal, dell'Inter. Non abbiamo mai vinto nulla e non avete il concetto della sconfitta. Pretendete tutto e subito. Pretendete tutto ed è quello che ha portato questa splendida città a non vincere mai nulla. Mai nulla. State massacrando un dirigente che ha poca esperienza, ma che sta cercando di dare il massimo, quando invece non vi incazzate con chi vi ha portato in Serie C, con chi vi ha fatto fallire per le bugie. Ancora vedo gente con la foto di Pietro Lo Monaco. Non vi incazzate, e a me dispiace dirlo, che il signor Pulvirenti, il presidente Pulvirenti, dica che Pablo Cosentino è una brava persona, quando Pablo Cosentino lo sa tutto il mondo chi è, e vi incazzate con Grella, vi incazzate con Bresciano, vi incazzate con questa gente. No, non ci sto. Sì, parlo sempre io perché non ci sto, perché già queste cose le ho sentite e mi sono rotto le scatole. Ascolta, io non ce l'ho né con Granella, né con Pellegra, né con, come si chiama, la società. Io ce l'ho con i giocatori. A me mi sembra che... Ma tu che professione facevi? Io sto lavorando all'ospedale, lavoro infermiere, perfetto. Domanda. La differenza qual è? Non è che io ti sto dicendo, il discorso è, anch'io nel mio mestiere mi capitano i momenti in cui non riesco a rendere come vorrei. Ci siamo. La differenza è che nello sport è evidente, perché abbiamo tutti gli occhi di tutti. Tu non hai mai sbagliato nel tuo lavoro? Sì. Oh, e allora io sai quante volte ho sbagliato? Alle telefonate, perché c'è tanto tempo che lavoro, non ti dico dove lavoro, però lavoro alla ricezione e sbaglio. Però questi giocatori sbagliano sempre. Tu vedi, i signori che sono, ma perché non si mettono una maschera in faccia? Ma chi? Sono giocatori che prendono lo stipendio senza impegnarsi, questo ti voglio dire. Ma chi vi dice che non si impegnano? Ma chi vi dice che non si... Ma voi dati... Il problema è questo, allora... Li avete visti i dati statistici di quanto corrono questi ragazzi? No. Allora, c'è il problema che in questa città chiunque si svegli è convinto di poter fare informazioni. Il problema che io rimprovo alla società è che non pubblica, no, perché dite cose senza senso, date dei giudizi senza avere la struttura culturale per poterla supportare. Perché dire che i ragazzi non si impegnino è una bugia, perché i dati statistici, il GPS che hanno dietro le spalle, sia in allenamento che in campo, dice l'opposto. Ed è questo il paradosso. Il paradosso è proprio questo, perché corrono a non finire, ma corrono forse male, ma corrono. E questo non potete dire che non si impegnino. Quando Salvo Belfiore dice giustamente, sembrano scassi, nonostante siano giocatori di livello, purtroppo è il risultato che determina. Ma ci sono stagioni in cui tutto va storto, perché vi siete dimenticati che il Catania nella prima parte di stagione, soprattutto sotto la gestione, anzi solo ed esclusivamente sotto la gestione Tabbiani, ha avuto una sfiga che altre squadre non hanno avuto. Sì, lo so, i pali delle traveste. Sì, perfetto. Ma quando è cominciato il campionato, ti facevo il conto che si devono sparare dentro il Gavilla, andato pure, dobbiamo fare, e ci sta, e ci sta, ci sta, ma ci sta, ci sta, perché è sport, perché nello sport la vittoria non la può garantire nessuno, e vi dovete abituare ad accettare la sconfitta, perché la sconfitta, se letta in maniera intelligente da chi vuol progredire e crescere, è uno strumento per migliorare. Voi giudicate la sconfitta, picchi siamo Catania, non abbiamo vinto niente, e deve arrivare un signore dall'Australia. Noi dovevamo vincere 3 promozioni consecutive, 2 Champions, 8 scudetti, e allora è una cosa normale, è un percorso di crescita. L'Avellino quanti anni è che è in Serie C? Non funziona così, perché tu devi fare un giudizio, si fa in base a un criterio di valutazione e di paragone con gli altri, ripeto. E allora come fa a dire a me non me ne frega dell'Avellino? Quanti anni è stato il Lecce in Serie C prima di salire, nell'anno in cui saremmo dovuti salire noi? Io c'ero quando
ha giocato Lecce Campi. E quindi di che siamo parlando? Quanti anni c'è stato il Lecce in Serie C? Sì, lo so. Perché il Lecce è una piazza meno focosa, meno esigente della nostra? Quindi vada a rispondere agli altri. Speriamo che stasera si vinca. Lino, un abbraccio. Pronto? Ciao Fede. Con chi parlo? Ciao, sono Luca. Luca, veloce, veloce che siamo in chiusura, vai. Sì, sì, sì. No, l'unica cosa è fai bene a difendere comunque quest'ultima parte di stagione come in pochi stiamo facendo. Purtroppo se le cose girano male non è colpa di nessuno. Io spero solo che stasera la cosa più bella sarebbe far sorridere il presidente, perché dopo quello che ha investito, dopo quello che ha fatto, secondo me è l'unica nota positiva che la squadra dovrebbe comunque dargli questo regalo. Poi in seconda cosa, io ci spero ancora nella salvezza fino alla fine. E spero che tirino fuori il carattere e che comunque speriamo che vada per il meglio, però ci tengo soprattutto a dire che stasera vorrei vedere il presidente almeno con un accenno di sorriso. Ma sicuramente sarà così, Luchino, sicuramente sarà così. Speriamo. Un abbraccio. Dopo tutte le vicende che ci sono state ce lo merita. Abbraccio, grazie Luca. Nino Pulviente ha detto di dare fiducia a questa società perché è giovane e si può sbagliare, esatto. No, poi dico Eugenio Di Stefano, questo Eugenio non l'ho capito, dice, vede, ma nel tuo mestiere potresti mai perdere contro uno alle prime armi? Il mio non posso perdere, però posso trovare un ragazzo più giovane che a differenza di mia ha un'idea brillante e quindi hai virgolette perdere. Ma io non parlavo di perdere, io parlo del fatto che può accadere che io, come diceva il giocatore Giannis, quello greco che gioca in NBA, non è che tu ogni anno ottieni una promozione sul posto di lavoro, ogni anno hai un rendimento alto. Accade anche in tutti i mestieri, però ripeto, dati statistici alla mano, siamo quasi in zona play-out, il resto sono solo chiacchiere, dai, su. Sì, siamo, ma io ripeto, ma io non sto negando che non siamo in zona play-out. Ma Aurora, il discorso è un altro. Il discorso è che bisogna entrare nella mentalità di crescere, che la sconfitta, un'annata storta, ci può stare. Poi, la cosa importante è che si analizzi perché c'è stata l'annata storta. Cosa non ha funzionato, cosa bisogna cambiare, modificare, aggiustare. Questa è la differenza. Là è la differenza. La differenza è la Giuseppe Manganaro. Dobbiamo essere pragmatici. Pelliga è un patrimonio per tutta Catania, al di là del risultato sportivo che comunque arriverà. Per quanto riguarda le infrastrutture, vi dico che è commisso presidente della Fiorentina, ha impiegato 4 anni per costruire il Viola Park, il programma d'Italia di un'eccellenza. Oggi il Pelliga Group ha acquistato l'ex Blutec che darà lavoro a tanti anni. Diamo tempo alla società, non ai giocatori che poi stanno su pezzi. Col tempo ci rivedrà orgogliosi. Io ho letto un'altra cosa che mi piacerà. Ci sta il modo di perdere, sono d'accordo. E infatti questo l'abbiamo più volte ribadito, Eugenio. Su questo non vi è dubbio. Su questo non vi è dubbio, l'abbiamo più volte, l'abbiamo anche scritto, credo. L'abbiamo anche scritto. Fede, il problema non è correre in sé, ma saperlo fare. Esatto, Francesco. Tutti i chilometri percorsi che poi non portano ad azione ad altro gol, con che devo dire che c'è un problema. Esatto, bravo Francesco. Questa è l'analisi da fare. Questa è l'analisi da fare. Ma dire che non si impegnano è sbagliato. Dire che hanno un problema di amalgama, di coesione, di fiducia in se stessa, questo di se stessi è giusto. Comunque, andiamo avanti. Vorrei avere la tua fede forte. No, Antonio, io devo averla, perché io non vado allo stadio. Non ci vado allo stadio. Se ritengo che la mia squadra non possa reagire, è sconfitta alla partenza, non ci vado più allo stadio. Non ce l'ho più. Detto questo, amici, allora, incrociamo le dita, sono le 14, oltre un'ora di diretta. Noi ci vediamo più tardi al Massimino. Noi proveremo a farvi respirare quell'atmosfera e sperando che al fischio finale. Però io ci voglio credere, ragazzi. Fino alla fine. Detto questo, voglio bene a tutti. Anche a Lino, perché lo capisco, però bisogna aver fiducia. Perché tanto... Qualcuno diceva alcune cose, ma non le diciamo. Non succede, ma se succede, ci divertiamo. Grazie di cuore, ci vediamo più tardi. Forza Catania, stringiamoci attorno a questa squadra, sperando che possa sorprenderci
regalare una serata indimenticabile a tutti, anche in uno stadio vuoto. Grazie di cuore per avermi fatto compagnia, ci vediamo più tardi, sempre e solo Forza Catania. Let's go Liotro, let's go!